Salve a tutti ragazzi, siamo con un altro video bellissimo, veramente bellissimo perché oggi siamo con Fortnite, con voi Vincent, mi sono scordato di dirlo, faccio tutto scomposto, ma vabbè. Siamo con Fortnite perché oggi, ma guardate un po', sono riuscito a trovare un altro bug bellissimo. Cioè, il bello è che l'Epic Games cerca sempre di non farsi fregare da questi bug che possono sembrare stupidi, ve lo dicono tutti, funzionano alla grande. Fate pure una mossa da così, pure col telefono, col tablet, tutto, anche col computer, anche di testa. Comunque, potete anche tenerlo così, funziona alla grande. Tant'è che oggi, infatti, perché se no non avrei fatto sto video, sono andato sul forum Zogbob, non mi ricordo nemmeno come capo si chiama, vabbè. Sono andato sul forum di sto tizio e di sto caio, che mo se ne vengono le cuffie. Anna fa la passeggiata. Vabbè, ciao cuffie. Li sto mettendo qui, non lo so, qui. Aspetta, allontanati un po'. Oh, magari anche sullo sfondo ve lo sto mettendo. Comunque, beh, vicini però, ve li ho fatti vedere, non è che non ve li ho fatti vedere. Tutti i passaggi, per filo e per segno, per come riuscirà a fare sto bug. E questo bug, indovinate su cosa è? Vabbè, sta scritto nel titolo, ma poi il bug che più va, diciamo così, è più famoso, che funziona al 100%, cioè, anzi no, ma che è al 100%? Al 200%, a 500%, la percentuale a spaccate, perché veramente funziona benissimo. In 2 secondi, ma che dico in 2 secondi? In un secondo, ma cosa in un secondo? Scusa, in quanti secondi? Ah, non c'è te, cioè così. Basta, manco lo devi toccare già. Ah, fantastico, fantastico. Comunque, stavo a dire, insomma, sono andato su questo forum, l'ho trovato. Oh, funziona che una meraviglia. E fra un po' ne avrete la prova lampante. I passaggi, diciamo che sono. A passeggiata, come dire. Ah, inoltre, il premio ammonta a quante volte danno. Scusa, mi fai parlare a me, che sto facendo io il video? Non so con chi sto parlando, forse col muro. Il premio di, chiamiamolo così, il premio, ammonta a 20.000 V-Buck. Non è uno scherzo, non è uno scherzo. È 20.000 V-Buck. Cioè, non so proprio pochi, anzi, so veramente tanti. Allora, semplice. Dovete, come tutti i bug che ci sono stati fino ad ora e che hanno funzionato, cioè vi devo dire la verità, hanno funzionato. Dovete togliere la skin, quindi metterla in default in questo modo. E fin qui ci siamo. Non dovete avere manco un dorso, quindi così, senza un checchio. Dovete mettere anche per il peccone, sì, il piccone in default, e dovete utilizzare il deltaplano default senza nemmeno una scia, quindi dovete disattivare tutte le scie. E questo bug funzionerà subito. Ah, scusate, me ne stavo andando. Ciao. Cioè no, ben ritornati. Oh, ah, Lucio, che è? E basta perché questa canzone. Sì, mettiti in pausa pure, io nel frattempo metto. Comunque dovete togliere. Vabbè, dovete togliere tutte le cose qui. Tutti i sorti di marchi ingegni che c'avete. E dovete togliere anche le mimetiche, queste qui. Quindi non dovete avere niente, tutto in default, come se questa fosse la vostra prima volta che giocate a Fortnite. Quindi dovete togliere tutto. Ci vediamo alla fine. A few moments later. E fin quando la finiamo, arriva la fine del mondo. One eternity later. Che cavolo che ci metterò 3 anni. Vabbè, qua potete anche rimanere il banner che avete, quindi quello che sta. Potete anche avere un banner che avete sbloccato nella stagione 8, quindi che ne so, questo qua, che è della stagione 8.
ma non fa niente. Inoltre, per riuscire in questo bug, dovete arrivare a livello 30, perché se no non funziona. Solo se arrivate a livello 30 del pass battaglia, se avete il pass, passate pure. Io, per esempio, sono arrivato a livello 38, quindi l'ho abbondantemente sorpassato. Ora che siamo tutto in default, dobbiamo solo fare 3 partite in singolo. Entrate in partita e vi buttate subito e vi uccidete, insomma. L'importante è che fate 3 partite. Questo, come vi ho detto, a livello 30 del pass. Dovete per forza arrivare a livello 30 del pass, se no non funziona. Ok. L'importante, ah, questo è un altro particolare, dovete assolutamente ringraziare l'autista dell'autobus, questo è un altro particolare che non vi ho detto, ma dovete assolutamente farlo, questo è importante. Cioè, prima che vi buttiate e che vi ammazziate, assolutamente fare questa cosa qua. Poi potete anche ammazzarvi, morire ammazzati, questo per 3 volte. Ora farò una cosa velocissima. 1, 2, 3. Ok. Fatto questa cosa veloce, quindi vi siete ammazzati 3 volte, siete entrati in partita 3 volte, uscirà la schermata con i V-Buck. 20.000 V-Buck. L'Epic Games, cioè Fortnite, riconoscerà questo fatto qua, cioè, capito, il bug, e appunto ci sarà questo bug che vi darà, vi doneranno, vi premieranno, anzi, questo è il termine giusto, con 20.000 V-Buck. Cioè, non è niente di falso, se è tutto vero. Guardate, ma un bug del genere dove l'ha andata a trovare? Solo da me. E questo è l'ultimo, cioè io ho controllato ed era proprio di ieri, quindi è passato solo un giorno. 20.000 V-Buck, anzi no, 20.700, ma perché io 700 V-Buck già ce li avevo guadagnati grazie al pass battaglia. Però funziona alla grande. Salve! Allora, dopo questa recita, perché... cioè, rendetevi conto, stavano messe tanto bene le cuffie, mo si sono... mo sono fatte le trecce. Andiamo dal parrucchiere, ci facciamo una bella pettinatura. Sto vedendo un attimo la sedia, come si è spostata, incredibile. Perché se ne vuole andare, perché dopo aver visto sta baggianato, tutte ste stupidate... allora se ne vorrebbe andare anche lì. Si vergogna. Preferirebbe andarsene, sloggiare. Comunque, dopo questa recita vi sto a dire, vi spiego, non è per niente vero. Tutti i bug maledetti che si inventano, perché sono finzioni, quelle che questi giovinastri, chiamiamoli giovinastri, su YouTube, su internet, tutti i forum dell'anima catena, ci stanno riempiendo la capa, la capezas, movimento sexy. Un movimento sexy e una mano alla capezza. Vabbè, basta. Ma da anni ormai, da anni or soon, ci stanno riempendo di capa con sti bug. Io non li chiamerei nemmeno bug, perché so cagate, so finzioni, sono baggianate. Questi bug non sono affatto veri, sono tutte finzioni. E vi spiego anche il motivo. La Epic Games, vi credete veramente che si faccia fregare da sti bug? Vabbè, GTA, quello è un fatto. A Rockstar poi da sti bug, proprio, se lo faccio proprio passare da Nanzo al Wake, la Rockstar è bendata. Passano i bug davanti a loro e dicono, ah, ma quello è un bug. Ma vabbè, fa niente, non faranno niente di male. Poi in questo modo guadagniamo qualcosa. E ovviamente ci guadagnano qualcosa. Ci fregano i soldi, come se ci stessero fregando i soldi. Ma che ce frega, vabbè. Perché sto dicendo questo? Perché la Epic Games è famosissima, quindi ha fatto un botto di soldi con sto gioco, sta facendo un botto di soldi, è strapopolare, e quindi ha un minimo di falla, un minimo di coso, di bug, in 2 secondi nemmeno lo aggiusta, lo elimina il bug. Secondo, che logica c'ha? Perché poi il bello è che tutti sti bug che vanno a spiegare su internet non hanno una logica. Perché mai tu, mettendo tutto in default il personaggio, senza skin quindi, o comunque con la skin quella che voi avete appena entrati su Fortnite, piccolo in default, quello in default, fai 3 volte
a stessa cosa. Ma si sono inventati il fatto che devi per forza arrivare a un tot livello, perché sennò il bug non funziona. Non funziona a prescindere. Non è affatto vero, è tutto falso. Ma vabbè, è per fregarvi, ma alla grande, così almeno c'hanno le views, c'hanno gli iscritti. Vi faccio vedere questo esempio. Questo è uno fra i tanti esempi. Questo è quello che mi ha fatto veramente scaturire in nervoso, ma a mille. Questo è il mio commento, dove praticamente scrivo e spiego cos'è realmente. Ma a chi vorresti prendere in giro? 7:53. C'è un fotomontaggio, ma di quelli incredibili. Cioè, fra un po' vi farò vedere che sorto di fotomontaggio. Vi metterete le mani nei capelli. Vi darò anche una dimostrazione per quanto è semplice fregare. Poi, vabbè, far credere come se sia tutto vero. E poi ho riempito di... cioè, se vedete, ogni commento c'ha un mio... o almeno, boh, almeno dovrebbe averlo. Comunque l'avevo messo da un bel po' di parti, avevo commentato, perché poi ci sono quelli che dicono: a me ha funzionato, oggi mi shoppa tutto la shop con il codice. Quando scommetto che questi qua sono tutti compari suoi. Bravo, vabbè, bella, spero che funzioni. Wow, non ci sperare, cioè già la speranza è l'ultima a morire. Ma su questo non ci sperare per niente, caro mio. Sicuro non ti ha funzionato. È bello che io l'ho pure testato, ma già sapevo che non avrebbe funzionato. E infatti non ha funzionato. Eppure ho fatto tutto per filo e per segno, vi giuro. Perché non ha funzionato? Perché non è vero. Vediamo un attimo questo video, che è uno fra i tanti. Scrive nel modo più veloce possibile, scritto come lo sto per scrivere io. Quindi dovrei inviare l'amicizia su Fortnite al nickname Fortnite Canada per... In pratica qui spiega che un altro passaggio fondamentale per poter far funzionare il bug è scrivere qui, quindi mandare l'amicizia a Fortnite Canada. Che manco lo scrive, manco si vede. Tanto che tanti gliel'hanno scritto, gli hanno scritto nei commenti, gli hanno commentato: ma com'è che non si è visto quando tu hai scritto Fortnite Canada e gli hai mandato l'amicizia? Cioè non si vede. Non è che se lo fate niente per qualcosa, probabilmente non dovete cercarvi di fermarvi il meno possibile. E questo per tre volte, chissà perché è sempre tre volte. Tutto maiuscolo. Dove sta scritto? Dove? No, da. La inviate, ok? La inviate un'altra volta, dobbiamo farlo per tre volte. Dice di togliere tutte le cose, di tenere questa skin. Option in questo caso, e cliccare su feedback. Poi bisogna fare questo passaggio, andare su feedback, selezionare bug. E scrivere okay, Tribeck. Questo però si vede stranamente, questo si vede. Qua è su PlayStation, quindi si dovrebbe vedere la tastiera, ma non si vede. Oh, qua posso capirlo che non si vede quando scrive, perché in effetti quando voi registrate dalla PlayStation stessa, dalla PlayStation 4 stessa, una clip, in pratica quando esce la tastiera che voi dovete scrivere, che ne so, delle cose, nella registrazione non si vede quando esce la tastiera, si vede questa schermata in questo modo. Quindi qua posso capirlo che non si vede quando scrive, ma qua dovrebbe uscire quando mandi la richiesta d'amicizia. Dovrebbe fare la stessa cosa, che una volta che scrivi il nome o quel che cavolo è, fate invio, qua dovrebbe uscire il nome a cui vuoi mandare l'amicizia. Cioè dovrebbe esserci scritto, invece non c'è scritto. Ok ragazzi, fatto, ora potete... Non c'è scritto. Prima, seconda, terza volta. Si suicida. Mamma mia, finalmente ragazzi, un altro bug. È da un po' che non uscivano, io aspettavo. Ma guarda, di regola non dovrebbero manco uscire ste cose di base, perché non funzionano, non esistono robe del genere. Ci qua ragazzi, siamo... Cioè, guardate, forse questa è la qualità massima proprio del video stesso, perché non mi fa mettere 1080p, quindi super HD, non me lo fa mettere. Non sta nemmeno 720. Questa, secondo la capa sua, sarebbe la grandiosa schermata di quando vi danno i V-Buck, vi daranno i V-Buck. 13.000 V-Buck, secondo la capa sua, gratis. Voi sapete che quando vi danno di V-Buck, vi danno delle ricompense, oh, ci sono le scritte che scorrono. Guardate, guardate qua. E vabbè, grazie. Guardate, scorre, perché la frase è troppo lunga e allora scorre. Visto?
sta scorrendo. A parte il fatto che l'immagine veramente si capisce che è super photoshoppata, anche se photoshoppata male, malgrado una curva fatta per bene, super pixelata, sarà stata una frase, cioè, proprio corta, che ne so, due parole, ed ecco perché non scorre. No, ziosa! Da qua si capisce che è preziosa moneta di scambio utile. Pre, non c'è scritto. Quindi, di regola, dovrebbe scorrere, ma non scorre. Ecco perché vi dico che questo è tutto falso. Secondo, questo sapete quanto è semplice farlo, una cosa del genere. Perché voi potreste dire, e vabbè, ragazzi, ma come fai a dire che è tutto falso? Che si muovono, c'è tutte le animazioni, prima stava proprio l'immagine, che è tutta ferma, e tu è tutta pixelata, senza nessuna animazione. Qua invece le animazioni, guardate, ci sono. E alcuni possono dire, e vabbè, ma come mai qua fa tutte le animazioni? Quindi è vero, cioè non è un fotomontaggio. Chi non sa come funziona la grafica, tutto il resto, come fregare le persone, ste cose non le può capire, non ci può arrivare. Però mo vi faccio vedere quanto è semplice. Oh, ve lo spiego così, però poi nello specifico ve lo faccio vedere io. Vado su Photoshop, tanto che ci vuole? Non ci vuole niente. Ha preso il video, è andato su Photoshop, ha preso questa parte qui dei VBAC, ha cambiato da quanto cavolo ce ne aveva prima, più 13.500, l'ha fatto in PNG, l'ha posizionato per bene, ha posizionato questo, oppure questo solamente, per bene sul video, quindi l'ha sovrapposto, e tac! A maggior ragione per il fatto che qui, quando voi cambiate, e lui l'ha fatto vedere, quando voi cambiate dall'home page ad altre parti, quindi che ne so, andate sul pass battaglia, guardate, non cambia niente. Come sta? Così rimane questa fascia qua. Si può dire che l'unica cosa che rimane così com'è, non ha nessuna animazione. Ve lo metto anche a velocità, che vi devo dire? Vabbè, faccio 0,5. Questa è l'animazione. Guardate. È l'unica cosa che non si muove. Ora vi faccio vedere, nello specifico, come si fa questa cosa qua. Per il momento andiamo su Photoshop. Grazie, ho caduto. Ma vedi una pic. Aspettate un attimo perché devo mettere a posto la sedia. La devo portare, sorta di sedia, poi che c'ho. Prima di darvi la dimostrazione su Photoshop, approfittiamo del fatto del supporto a un creatore, che qui, come sapete, quando fate supporto a un creatore, guardate, vi esce questa tastiera qui. Allora, adesso a me si vede questa tastiera, ma solo per il motivo che io sto registrando, come vedete, da OBS, quindi dal computer, cioè la riproduzione remota da PlayStation 4, per poter registrare su computer. Quindi gioco sulla PlayStation e registro dal computer. Uno che lo fa dalla PlayStation non si vede. Adesso vi sto facendo vedere la clip dove in pratica, quando fate il tasto share del joystick, allora non si vede dal tasto share. Basta fare dal computer CTRL STAMP. In questo modo avete selezionato, diciamo così, lo screen. Ora basta andare su, vabbè, io vado su Paint e fate incolla. Vi ha preso lo screen, ovviamente salva, vabbè. Prendete l'immagine e la mettete qui, posizioniamo bene. Comunque, vabbè, possiamo sempre aggiustarlo da Sony Vegas. Prendiamo qua. Questo significa che non c'è nessun livello, infatti guardate, sta solo questo, e in questo modo è senza nessun livello, quindi vettoriale. Strumento, lazzo, in questo modo. La faccio una cosa precisa. È per il bene vostro che dovete capirle le cose. Anzi, non ci sarebbe neanche bisogno che uno ve le spieghi. Per
non far vedere un taglio netto, andiamo su migliore a bordo, ok, e a questo punto eliminiamo. E adesso l'anima delle cuffie che cadono sempre, abbiamo questa parte qui che è quella senza animazione e, come abbiamo detto, è quella che ci interessa per fare questo lavoro. Adesso quello che dobbiamo fare è cambiare da 700, se dovevamo avere 20.000 V-Buck in tutto saranno 20.700, quindi 20.000 e 700 bianco, sì, più o meno è un Arial Bold, mettiamolo per bene e abbiamo i nostri 20.700 V-Buck. Dobbiamo solo per il momento togliere questo, selezionare il livello dove sta il V-Buck, selezioniamo, prendiamo il contagocce, selezioniamo questo colore, facciamo col pennello e coloriamo questa parte qua. Sono scomparsi i veri V-Buck, ma tac, compaiono i falsi V-Buck. Ah cavolo, sono col punto. Vabbè, si può sempre cambiare. Andiamo qua, mettiamo il punto, può fare opacità, lo mettiamo a 90. Che brutta cosa che ho appena detto, comunque. A questo punto ci manca solo da salvarlo. Salva con nome. In questo caso, vabbè, ci sono già i comandi qui. Infatti faccio CTRL maiuscolo S. Mettere il formato PNG. Questo qui. Facciamo salva. Ok. Manca solo da fare il montaggio definitivo. Quello col video. Andiamo su Sony Vegas. Prendiamo l'immagine che abbiamo fatto in PNG con i V-Buck falsi, con la tastiera CTRL maiuscolo Q, e serve per mettere un altro livello, se no fate tasto destro qui, quindi sul livello, insert video track, che serve appunto per aggiungere un nuovo livello, come in questo caso ci serve. E per cosa ci serve? Ci serve per mettere questo qui, per sovrapporre questo elemento qui. Lo mettiamo per tutta la clip. Se noi andiamo a vedere bene, cambia veramente di pochissimo. Adesso, alla meno peggio, dovrebbe essere preciso. Le animazioni si vedranno tutte bene. Le animazioni ci sono. Tutto per bene. I V-Buck, guardate un po'. Ecco come riuscire a fare questo genere di cose. È veramente una stupidata. Tranne se appunto uno va a mettere una cosa del genere. In questo caso sapete come si fa? Basta fare più o meno la stessa animazione che viene fatta lì. Trova il punto dove bisogna tagliarlo e qui tagliamo. Ovviamente la stessa cosa si fa anche quando poi ricompare. In questo caso dobbiamo fare la stessa cosa, però per farvi capire. Ed è venuto naturale, come dovrebbe essere realmente. Se uno è furbo, ste cose le riesce a fare e riesce in questo modo a ingannare le persone. È tutto un fotomontaggio, è tutto un montaggio. Detto ciò, mannaggia le cuffie che cadono. Io direi benissimo. Io direi che con questo video possiamo aver finito qui. È stato anche un mini tutorial. Scusa, ma non si è visto come hai fatto a scrivere la cosa. E appunto, forse l'ho fatto prima e lo ha caricato adesso? Che significa? Non ha nemmeno questo logica. Io spero che questo video vi abbia, diciamo così, fatto aprire gli occhi, perché niente di tutto ciò è vero. Quindi non credete a tutti i bug, a tutti questi generi di video che fanno su internet, perché non è per niente vero, vi stanno solo fregando di brutto. Anzi, alcuni vi fanno addirittura entrare in siti che non sono per niente affidabili. Comunque, io spero che questo video vi sia stato d'aiuto, vi sia stato anche di vostro gradimento. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Bella ragazzi.